amici, ancora amici di Like Radio Music and Pension, mi trovo qui sempre col patron Lele Mora e con il titolare della radio Like Radio Music and Pension, che questa sera è in giuria. Ciao Mattia Fontana. Ciao a tutti, buonasera ragazzi, buonasera. Ottimo lavoro, Martina e anche Andrea Biandrino, nonché il cameraman. Sì. Vero? Sì, in giuria diciamo che è un ruolo che ricopre abbastanza frequentemente proprio per giudicare i giovani, no? E lo sappiamo molto bene. Io sono sempre un po' severo ma molto delicato, però in questo caso qui ho visto già nel pomeriggio che insomma sono tutti abbastanza equilibrati, quindi per noi sarà veramente difficile insomma. E quindi insomma speriamo che vada tutto bene insomma, ecco. Allora l'hai detto che sarà veramente difficile questa sera, questa selezione. Sì, sarà difficile, poi avremo anche modo di ascoltare gli ospiti che sono già dei professionisti. Cosa dire, insomma, sarà veramente un'ottima kermesse, grazie anche a Lele Mora. Certo, vuoi dire qualcosa Lele? Ma sarà un susseguirsi ogni settimana di ospiti diversi che vengono. Nei lassi di tempo che i ragazzi si preparano ci sarà qualche ospite d'onore o che si lascia andare in qualche canzone o qualcuno che racconterà qualcosa di bello, di aneddoti eccetera eccetera, e credo molto in questo premio che ho preparato per la grande cantante, ma non di più, maestra e regina della canzone italiana, anche perché Nilla ha portato l'Italia in tutto il mondo e italiani ovunque paese che vai, italiano che trovi, dunque e lì i suoi tour, i suoi concerti erano sempre strapieni, dunque Nilla è veramente il super di tutto per l'Italia e con lei ho deciso di ricordarla in questo modo, portando un suo premio e creare nuove voci, nuovi talenti. Ricordo che io sono partito con i cantanti, non sono partito con la televisione, sono partito con la Nannini, Patti Bravo, la Bertè, Zucchero, poi ci sono tanti altri, poi mi sono dato la TV commerciale con Berlusconi e devo dire che ho fatto un bellissimo lavoro e questo lavoro lo faccio perché mi diverte, mi piace. Ho quasi 65 anni, ma però mi sembra di incominciare oggi. Ma proprio rispetto alla passione non ce n'è spazio né tempo, no? Quindi sì. Senti, comunque tu ci permetterai di essere dei giudici equi. Se qualcuno magari stona, delicatamente bisogna dirlo però. Assolutamente, gli tiriamo le orecchie, diciamo guardate che quella lì, io un po' di musica me ne intendo. Guardiamola bene. Esatto, perfetto. Bene, quindi bene. Non c'è cosa più bella che unire lavoro e passione. Bene, allora nel frattempo noi vi salutiamo perché tra poco inizierà la gara e salutiamo Mattia, ma ci vediamo dopo la gara. Nel frattempo noi sicuramente andiamo a conoscere qualche ragazzo dietro le quinte, quindi rimanete con noi. Amici di Like Radio, eccoci qua con un altro concorrente qui vicino a me, Francesco Saitta. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Quanti anni hai Francesco? Sembro giovane ma in realtà 26. No, vado per i 27. Vabbè, è sempre giovanissimo comunque. Allora, come ti senti a partecipare a questo grandissimo concorso, che comunque è un concorso di altissimo livello con Lele Mora? Sono molto emozionato e speriamo che la canzone piaccia. E anche la mia esibizione, perché bisogna sempre controllare l'emozione, che gioca un brutto scherzo, diciamo. Pensi di riuscire a dominarla sul palco, questa emozione? Sì, quello sì. Anni di teatro mi hanno aiutato, per fortuna. No, perché io so che tu comunque hai partecipato anche a X Factor, quindi okay. So che comunque hai tanta esperienza su queste cose. Quello sì, per fortuna. Oltre X Factor, al Festival di Castrocaro, in finale su Rai 1, i 12 finalisti italiani. E vabbè, poi non ho vinto, però è stata una bella esperienza davanti a 8 milioni di telespettatori, comunque non è poco. Esatto, quindi dai, diciamo che può essere una passeggiata, insomma, anche questo, più o meno. Beh, è sempre un'emozione, anche cantare per solo una persona è comunque importante, perché Mogol, quando ho fatto il chat, ha detto questa cosa, e non bisogna cantare per un grande pubblico, ma sempre per solo una persona, così riesci a emozionarlo, diciamo. Bravissimo Francesco. Allora, prima abbiamo sentito un'anteprima di una ragazza, di una concorrente, quindi adesso voglio vedere anche un po' il tuo di anteprima. Allora, prima di tutto, che canzone hai portato? Oggi ho portato una cover nel blu dipinto di blu di Modugno, però riarrangiata da me in chiave reggae e R&B. Quindi è la stessa canzone ma l'hai fatta tu a modo tuo, con le stesse parole? Sì, con una metrica,
modo di un timing, si dice nel canto, di, proprio differente, molto giovanile, ecco. Bene, allora dai, facci un'anteprima, canta un qualcosa, vuoi cantarci, non so, questa canzone oppure altro? No, posso fare con... Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Oh 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 oh. Insomma, complimenti, bravissima, una voce veramente spettacolare. Vabbè, io ti ho già sentito cantare tante volte, quindi posso confermarlo. Nel frattempo salutiamo i nostri amici che ci stanno seguendo, perché comunque dai, tra poco arriverà anche il tuo turno e ti sentiremo cantare. Un saluto a tutti quanti qui dal Grand Hotel di Sasso Maggiore Terme. Bravissimo. Regno Lapizzi, siamo qui con il più grande critico mondiale, gourmet, quello di maggior peso, Edoardo Raspelli. Tu dicevi che sei capitato un po' qua per caso, no? Ci stavi spiegando. Allora, io adoro questa struttura che è molto importante per pazienza, pezzettino per pezzettino, rinascere. Adesso c'è una bella struttura che io ho provato in atteso cliente pagante già nei giorni scorsi, e l'ho riprovata, volevo riprovarla nella serata che casualmente un caro amico che non vedevo da tempo, come Lele Moro, ha organizzato per la musica italiana. Tra l'altro io sono amico personale del figlio di colui che ha scritto una celeberrima canzone di Nilla Pizza, che è Edera, e quindi appena c'era, ma mi siedo e ascolto questi ragazzi che sono le future promesse non della gastronomia, ma pazienza, ma della musica. Edera, se non mi ricordo male, stai parlando di Massimo D'Acquisto, sbaglio? Sto parlando di Massimo D'Acquisto. Ricordiamo suo padre, le canzoni di una volta, piangiamo insieme nella malinconia, però mangiamo bene e ci ubriachiamo. No, ubriachiamo, beviamo bene. Massimo, ti aspettiamo qua prossimamente, che è un caro amico. La cucina qui, tu sei di queste parti o sbaglio, no? No, io sono di Milano, mio padre era emiliano, di Modena esattamente. Quello, io sono vestito dall'ultima puntata che ho fatto, ero lontano, oggi ero a Felt, provincia di Belluno, in uno dei più grandi caseifici italiani, una cooperativa. Però pochi giorni fa, poche settimane fa, ero da queste parti a fare... Cosa puoi fare a Parma? Di mangiare. Ah beh. No, mangiare e raccontare. Beh, certo. E raccontare parmigiano reggiano. Allora io ti do una news. Noi siamo mezzi parenti con la Miriam della Buca, che tu conoscerai sicuramente, di Zibello, dove c'è il famoso culatello di Zibello. Sì, è uno dei produttori, uno degli stagionatori. Ci ho mangiato pochissimi giorni fa, e anche lei appartiene a una tradizione pluricentenaria, quindi sono le grandi soddisfazioni che fa piacere raccontare o sul giornale o in televisione. Allora diamo uno scoop, tu stavi registrando ovviamente per Mela Verde, questa puntata quando la vedremo? Tra un mesetto, e siccome c'è un importante canale nazionale che corre il rischio di copiarci, e allora diciamo che ero in un grande caseificio, una grande azienda, in una grande cooperativa agricola. È importante dire questo, la parola azienda è riduttivo. Cooperativa vuol dire che 400 soci confinitori in tutta una regione, non vi dico quale, spero di averlo detto prima, conferiscono il latte e fanno quattro formaggi di denominazione di origine protetta, quindi molto interessante, perché stiamo parlando poi di latte biologico di montagna, quindi non sono i piccoli numeri dell'artigiano. Del resto, da queste parti stiamo parlando di parmigiano reggiano, che ovviamente non è un piccolo formaggio da artigiano, ma dietro questo ci sono delle eccellenze. Tra l'altro queste eccellenze fatte con certi numeri permettono a questi formaggi di diventare davvero dei simboli di Made in Italy nel mondo. Fossero piccolissimi produttori sarebbe impossibile. Certo. Dato di parlare di cibo, di recensire i ristoranti, soprattutto perché qualche anno fa, come forse qualcuno sa, ho fatto il bendaggio gastrico. Il bendaggio gastrico è un anello che stringe lo stomaco e che mi ha fatto perdere una quarantina di chili. Con qualche settimana fa sono cominciati però dei problemi che io ho affrontato con grande coraggio, e quindi mi sono fatto allargare l'anello, e quindi oggi mangio come una delle 300 vacche che ho visto. Addirittura. Vabbè, quelli mi sembra che abbiano 3 o 4 stomaci, no, se non sbaglio. Credo 6 o 7. Io ne ho uno solo, però ci sta tanto. Una volta quasi rimosso il bendaggio, ci sta veramente tanto.
Allora ringraziamo il mitico Edoardo Raspelli per la pazienza, ti rilasciamo andare al premio di La Pizza a sentire i bravissimi cantanti e vicino a Lele Mora, che devo dire che è tornato alla grande oramai. Sì, sono contento, ha attraversato momenti che sappiamo difficili, colpa sua, l'ha ammesso, però la soddisfazione è che ha pagato quello che doveva pagare e adesso si sta rimettendo con grande impegno, con grande professionalità. Io credo che sia una storia brutta da un certo punto, ma anche molto bella per il coraggio, la determinazione, la voglia di fare, la voglia di tornare come una volta sul sentiero della legalità, della normalità. Certo. Allora, cara Martina, che dire? Buon appetito. Che dire, buon appetito a noi, no, ne abbiamo già mangiato. E tra l'altro abbiamo detto che si mangia anche molto bene qui, sì, è vero, quindi qui si mangia bene. E che dire, salutiamo? Un saluto a tutti voi che ci state seguendo e rimanete con noi perché abbiamo altre sorprese.